Noi non vogliamo discriminazioni. Quello che noi cerchiamo di fare è proprio creare insieme una serie di percorsi che rendano ciò che è diverso in azienda un valore aggiunto. L'ASL Toscana Sud-Est verso la certificazione di genere. All'auditorium dell'ospedale San Donato di Arezzo un corso di formazione che è stato anche l'occasione per fare il punto della situazione. Il piano di uguaglianza di genere promosso dalla Commissione europea era stato approvato dall'azienda sanitaria lo scorso ottobre, anche con l'istituzione della figura dei D&I, Diversity, Equity and Inclusion Manager. Siccome i tempi sono maturi, abbiamo pensato come azienda ad iniziare a fare il nostro bilancio di genere fino ad arrivare alla certificazione di genere. Cosa significa? Studiare all'interno dell'azienda quali sono quelle diversità o quelle peculiarità che riguardano differenze nell'età, nelle posizioni di lavoro, la retribuzione, le diversità anche nel prendersi cura a casa delle proprie persone, in modo tale che l'azienda possa costruire sulla base di questo bilancio di genere le azioni per far sì che tutti possano dedicarsi contemporaneamente al lavoro anche alla propria vita privata. E succede proprio che c'è una forbice molto particolare nel bilancio, sul, magari anche in ambienti molto femminili, nelle posizioni al vertice si apre, ma non nemmeno dove c'è un concorso per cui a parità di merito, è proprio che è una realtà, per le donne spesso l'accesso è anche condizionato da una maggiore richiesta, magari mancanza di servizi, per cui soprattutto le donne che lavorano fanno più ricorso a certe possibilità, ma questo incide anche poi sulla possibilità di carriera. E allora fare un bilancio di genere vuol dire anche cercare di capire come abbattere e creare percorsi più virtuosi.